Così parlò Nisargadatta Maharaj. Lo stato originale è incondizionato e dunque senza attributi, senza forma, senza identità. Quello stato è solo pienezza. Di conseguenza è impossibile etichettarlo, è impossibile dargli un nome adeguato. Certo, noi dobbiamo comunicare in qualche modo, allora per la comunicazione sono state usate numerose parole per indicare quello stato. In quello stato originale che precede qualsiasi concetto, la coscienza, ossia il pensiero io sono, vibra spontaneamente nell'esistenza. Ci si può chiedere come o perché, per nessuna ragione apparente, esattamente come una onda su una estensione d'acqua. Il pensiero io sono è l'essenza del suono Om, il suono primordiale, quel Aum che è all'inizio della creazione. A, U, M. Questi tre suoni rappresentano tre attributi: Sattva, Rajas, Tamas, che hanno prodotto i tre stati: veglia, sonno, sonno profondo. È nella coscienza che il mondo emerge. Il primo pensiero nella coscienza è io sono. Ma è il pensiero io sono che crea il senso di dualità nello stato originario di unicità. Nessuna creazione può avvenire senza la dualità del principio originario maschio e femmina, Purusha Prakriti. E poi c'è Maya, il gioco divino. Per evitare di perdersi in questa stupefacente varietà di forme prodotte da Maya, il Lila, il gioco divino, è necessario non dimenticare l'unità fondamentale tra assoluto e relativo, l'unità fondamentale tra il non manifesto e il manifesto. Bisogna ricordare che la manifestazione viene ad esistere solo con il concetto fondamentale io sono. Il substrato è il noumeno e il noumeno è totale potenzialità. Ma cosa accade? Accade che quando il noumeno si specchia nell'universo fenomenico, sorge l'io sono. Dunque, con il sorgere dell'io sono, il noumeno si specchia nell'universo fenomenico che solo in apparenza sembra essere esterno al noumeno. Al fine di vedersi, il noumeno si oggettiva nel mondo dei fenomeni e per dar luogo a questa oggettivazione sono necessari lo spazio e il tempo, perché i fenomeni necessariamente devono estendersi nel volume e nella durata, dunque nel tempo.
Attenzione però, perché il fenomeno non è differente dal noumeno. Il noumeno si oggettiva nel fenomeno. Per questo il fenomeno non è diverso dal noumeno, perché è il noumeno stesso che si oggettiva. È molto importante comprendere questa identità. Perché? Perché quando sorge il concetto io sono, questa unità fondamentale tra il noumeno e il mondo fenomenico viene separata, diventa una nozione, diventa l'elemento di dove sorge la dualità, il soggetto e l'oggetto. Quando la coscienza impersonale si manifesta e si identifica con le singole forme, sorge la nozione dell'io, ed è l'io che si contrappone a queste forme e si sente separato. Dunque la nozione io dimentica di non avere un'esistenza indipendente e crea questa separazione dalle cose. E questa erronea identità con questo io separato è esattamente la schiavitù dalla quale si cerca la liberazione. Ma cos'è la liberazione? Detta anche illuminazione, risveglio. In realtà è semplicemente la profonda comprensione, ossia il percepire. Percepire cosa? Che il seme di tutta la manifestazione è la coscienza impersonale. Percepire che ciò che viene cercato è l'aspetto immanifesto della manifestazione. Percepire dunque che il cercatore stesso è ciò che si sta cercando. Possiamo riassumere in questo modo. Nello stato originale, dunque in origine, prevale l'io sono nella coscienza. Nello stato originale prevale io sono, senza alcuna conoscenza o condizionamento, senza attributi, senza forma, senza identità. Poi, senza nessuna ragione apparente, al di fuori del fatto che nella sua natura farlo, sorge il pensiero o il concetto io sono. Dunque la coscienza impersonale su cui il mondo appare come un sogno vivente. Questa coscienza, al fine di manifestarsi, ha bisogno di una forma, di un corpo fisico, con cui la stessa coscienza si identifica, e da lì inizia la schiavitù, perché inizia una oggettivazione immaginaria di io contrapposto a altro. E ogni volta che qualcuno agisce dal punto di vista di questa identificazione con l'io, si può dire che lui commette il peccato originale. In cosa consiste il peccato originale? Nel volgere la pura soggettività in un oggetto,
in una realtà limitata. Nessun oggetto ha una propria esistenza indipendente. Perciò un oggetto non può risvegliarsi dal sogno vivente. Tuttavia, e questo è il paradosso, un oggetto cerca qualche altro oggetto come l'assoluto o la realtà, e comunque lo si voglia chiamare. Se questo è chiaro, uno deve ritornare indietro per scoprire ciò che era in partenza, in origine, ciò che in realtà è sempre stato, prima che sorgesse la coscienza. A questo punto giunge il risveglio. Risveglio è la consapevolezza che non si è né il corpo né la coscienza, ma lo stato senza nome della totale potenzialità che precede l'arrivo della coscienza. E così il cerchio è completo. Il ricercatore è ciò che sta cercando. Bisogna comprendere dunque che tu sei il noumeno e che questa condizione legata al mondo dei fenomeni è temporanea, un po' come una sorta di malattia o un'eclissi sulla propria originale, immutabile condizione di noumeno. E dunque tutto quello che può fare di trascorrere la propria durata di vita designata, alla fine della quale questa eclissi termina e il noumeno prevale ancora sulla pura unicità, totalmente inconsapevole della sua consapevolezza. Di conseguenza, sii ciò che sei. Tutta la conoscenza è concettuale e dunque falsa. Per arrivare alla verità, bisogna percepire direttamente, ossia abbandonare la ricerca della conoscenza mentale. Ma quanti di voi sono disposti a farlo? Quanti di voi comprendono questo? In realtà lo scopo di tutti i miei discorsi è di farvi comprendere, vedere e percepire la vostra natura. Ma c'è un ostacolo che deve scomparire prima che possiate vedere ciò che è e dunque essere ciò che siete. È il pensare, il concettualizzare, è l'oggettivare. Tutto questo deve cessare, altrimenti resterete intrappolati nell'illusione. Perché? Perché ciò che è non ha neanche il minimo tocco di oggettività. È il soggetto di tutti gli oggetti. E non essendo un oggetto non può essere osservato, esattamente come gli occhi non possono vedere se stessi. E allora il limite è il pensare, il concettualizzare e l'oggettivare. Ed è questo che dovete far cessare se volete penetrare nella realtà.